Eccoci qui signori, sono Kingsley Corporation e riprendiamo dalla scorsa partita. Ma prima vi ricordo di seguirmi su Instagram, su Twitch e su YouTube come Kingsley Corporation. Allora, l'ultima volta abbiamo sconfitto il drago e ora dobbiamo prendere il suo dente. Attento a come afferri là! Oh, non importa. È tutto così sporco. Perfetto! Può andare. Non lo tocco quello. Basta che lo avvicini. Ora passalo sulla corda dell'arco di tuo figlio. Fallo, per favore. Atreus, il tuo arco. Bastano due passate. Ah, piano ora. A posto. Frecce ciò. Frecce. Wow! Finalmente sarai soddisfatto. Vedo che ci sei arrivato da solo. Io volevo. No, niente. Non ti stavo spiegando la bellezza e la complessità Salve. Della mia arte, eh? No, solo. Hola. Felice di essere d'aiuto. Ecco. Niente, ragazzi, questo qua non mi sento parlare. Non ho imparato a fare questo, Sidney. Beh, quando io e Brock ci siamo divisi, ho fatto degli studi a Vanaheim che mi hanno aperto la. Per questo ci siamo separati io e mio fratello. Lui era ancorato al passato. Sì, eravamo maestri nel costruire armi, ma poi iniziare a far parte della. Se non ti sai adattare, porterai la polvere. Ok, alla prossima. Immagino. Ma che armatura abbiamo, signore? Anche se però. No, vabbè, ci basta quello che abbiamo, tanto ci serve la ricarica. Solo che un po' di incantesimi. No, vabbè. Ricordate di lavarvi le. Questo è potente, fa dei trick assurdi. Infatti aspetterò. Mani. Dopodiché andiamo su armatura. Oh, mi farebbe bene distrarmi. Fatto.
rimedia qualcos'altro e potremo concludere di scappare. Fino a poco tempo fa andavamo a caccia di cervi. Ora abbiamo combattuto contro elfi scuri, troll, orchi e persino un drago. Mi sento come se fossimo imbattibili. Abbiamo vinto grazie alla nostra determinazione e disciplina. Non perché ci sentiamo imbattibili. Lo so, è solo che essere forte mi fa sentire bene. Capisci? Sì, lo so. Questo è utile, eh. Ragazzi, mi è sfuggito il microfono. Dicevo, carico un attimo il telefono. Tue abilità migliorano. Eccolo, lo mando in frantumi. Oh, so che mi piacerà. Però è strano, quello non è esploso. Quel cristallo l'ho colpito, ma brilla ancora. Ce ne sono altri. Bene. Ok, due calici di sei. Come lo raggiungiamo?
usarlo per spaccare te. Un altro qui. Questo si chiama Ymir. La mamma mi ha raccontato la sua storia, ma ero piccolo. I giganti escono dalle sue ascelle. È Odino che lo trafigge. Guarda qui. Signor sì. Un attimo, fammi leggere. Fa più freddo. Ci avviciniamo alla cima. No, sta dietro. Però mi ricordo dove sta. Ecco. Dovrebbe andare. Seguimi, Atreus. Arrivo. Manca poco, mamma. Guarda. La cima. Siamo così vicini. La faretra. Il laccio si è rotto mentre affrontavamo il drago, ma riesco a tenerla. Fermo. La faretra rotta rallenta il lancio. Il dolore si sopporta, ma un'arma danneggiata no. Così può andare.
va bene? Va bene. Vai. Attento a dove metti i piedi. Ti seguo a ruota. È stata dura. Ok ragazzi, prima di proseguire devo fare una piccola pausa perché devo un po' riposarmi. 5 minuti arrivo, eh. Un attimo.
Eccomi qua, ragazzi. Eccomi tornato. Continuiamo. Senti anche tu quelle voci, vero? Sì, non fiatare. Sembra quell'uomo che è venuto a casa nostra. Avevi detto di averlo ucciso. Vedo che hai portato qualche amichetto. Deve essere importante se i figli di Thor mi concedono l'onore di una visita. Ditemi, mi state ancora scannando per far colpo sul paparino? L'uomo tatuato. Le tracce indicano che viaggia con un ragazzino. Dove sono diretti? Perché dovrei saperlo? Sei l'uomo più sapiente del mondo, no? Di questo e di tutti gli altri mondi. Tu aiuti me, io aiuto te. Dimmi dove si trovano e parlerò con Odino. Baldur, tuo padre non mi lascerà andare, né ti permetterà di uccidermi. Non hai nulla da offrirmi, perciò levati di mezzo, tu, le tue domande, le tue minacce e questi due buoni a nulla. Quando meno te l'aspetti, torneremo per l'altro occhio. Non scordarti. Sì, ovunque. Ah, è proprio di voi che si stava parlando. Un uomo tatuato che viaggia con un bambino. Controlla e assicurati che siano lontani. Ma li abbiamo visti andare. Fa come ti dico. Il ragazzo non sa chi sei. E io voglio che non lo sappia. E tu chi sei? Io? Sono il più grande ambasciatore degli dei, dei giganti e di tutte le creature dei nove regni. Conosco ogni angolo di queste terre, ogni lingua parlata, ogni guerra, ogni accordo concluso. Mi chiamo Mimir, l'uomo più sapiente che esista e che ha la risposta a ogni tua domanda. Perché il figlio di Odino ci dà la caccia? Ok, forse c'è qualche lacuna nel mio sapere. Ma Odino mi tiene prigioniero qui da 109 inverni. Sono un tipo sveglio. Riuscirò a scoprirlo, promesso. Tu dammi tempo. Non c'è nessuno, lo sapevo. La madre del ragazzo è morta. Voleva che... Voleva che spargessimo le sue ceneri sul picco più alto di tutti i re. Allora siete arrivati nel posto sbagliato, fratellino. Il picco più alto di tutti i regni non è a Midgard, è a Jotunheim. Regno dei giganti. No! Non può essere quello che voleva. Da un'occhiata. Questo è l'ultimo ponte per Jotunheim, tra tutti i regni. Vedi quella montagna? Sembra il dito di un gigante che sfiora il cielo. Quello è il picco più alto di tutti i regni. Non questo. Non possiamo attraversare il ponte. Abbiamo il Bifrost. Quando i giganti hanno distrutto tutti i ponti per il loro regno, l'hanno bloccato con una runa segreta. Se esiste ancora, lo sa solo un gigante. E hanno tutti lasciato Midgard tanto tempo fa. È vero, ma oggi i venti del fato hanno creato uno strano vortice di coincidenze. Il fatto è che c'è solo una persona che possa portarvi dove dovete andare. E per vostra fortuna, io non ho un granché da fare. Noi andremo a Jotunheim, vero? È la vostra migliore mossa da un punto di vista tattico. Lì l'uomo che non può essere ucciso non potrà seguirvi. Che dobbiamo fare? Sì! Prima dovrai tagliarmi la testa. Che cosa? Odino ha fatto sì che nessuna arma, neanche il martello di Thor, possa liberarmi dai legacci. Ma a voi non servirà il mio corpo. Il trucco è trovare qualcuno che rianimi la mia testa con l'antica magia. L'antica magia. C'è una strega dei boschi. Lei la conosce bene. Ci aiuterebbe, vale la pena tentare. Ma se fallisse, saresti morto. Lui mi tortura, lo sai. Ogni giorno, fratello. Odino vi si dedica personalmente e credimi, non c'è fine alla sua creatività. Ogni singolo giorno. Questa non è vita. Come vuoi.
Non voglio guardare. Fratello, se non riuscirai a rianimarmi, devi sapere una cosa. Il ragazzo, più aspetterai a rivelargli la sua vera natura, e peggio sarà. Non te lo perdonerà e rischi di perderlo per sempre. Ci sono cose di me che non voglio che sappia. Ah, e questo sarebbe più importante di tuo figlio? Sto per tagliarti la testa ora. Come vuoi. Questo è il ponte che porta a Jotunheim. Sembra una di quelle strane porte che abbiamo visto. Mimir potrebbe aiutarci a capire, se riuscissimo a riportarlo in vita. Presto tradurremo le rune di Niflheim. Ricordi la strada per la casa della strega? Sì, nella foresta delle foglie rosso sangue, a sud del lago. So dove andare. Spero che sia tornato dal Faim e possa rianimare Mimir. Sembrava simpatico prima che tu gli tagliassi la testa. Dell'albero del mondo. Ehi, rimani sulla via. Va bene, sì, lo so. Non riesco a crederci che Baldur è venuto a casa nostra. Il dio Æsir, Baldur, tu l'hai sconfitto. Sì. Uno dei figli di Odino, il fratello di Thor, e ora ci dà la caccia con i suoi nipoti. Perché? Se rianimiamo la testa, chiedilo. Ok. Sai, è una stupidaggine, ma speravo di trovare un gigante in quella montagna. Credo che abbiano davvero lasciato Midgard, a parte il serpente. Deve essere l'ultimo della sua gente. Anche tu sei l'ultimo della tua gente. È per questo che non vuoi parlare di... Mia gente? Sì, la tua famiglia. Prima di mamma e me, le tue origini. Tua madre, tuo padre. Adesso non è il momento. Ok. Allora, regà. Se volevo buttare. Saltiamo. Davvero? Pessima idea! Morti. Thank you.
Brock! 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 Che vuoi? Sono in pausa, non ci vedi? Io non mi metto certo a strillare il tuo nome ogni volta che stai lì a gingillarti. Lascialo perdere. Oh, miseria. Ora avete interrotto la mia beata solitudine. Tanto vale che vi uniate a me. Non abbiamo fame. Meglio, tanto non ve l'avrei offerto. Abbiamo visto Simi. Congratulazioni. E sono sicuro che gli avrei permesso di rovinare la mia ascia a suo piacimento. Vediamo un po' questi danni. Quel canchero non riconoscerebbe il giusto peso e l'equilibrio di un'arma se ce li avesse di fronte. Mangia abbastanza bene? Credo di sì. Bene. Ora va meglio. Ora che cazzo volete? Ora che cazzo volete di altro? A volte Sindri è così concentrato nel lavoro che si dimentica di mangiare e di bere. E quando si ricorda non c'è verso che si cucini la carne. Mi sa che l'unica famiglia ad avere lo stomaco e l'intelligenza sono io. Ti manca. Cosa, quell'incapace? Che ne fai? Volevo dire... Ehi, ti dispiace? Sto cercando di concentrarmi. Sono in pausa dalla pausa. Allora, facciamo un calcolo veloce. 12.800. 12.800. Sono 21.800. 22.400. 22.400. 31.400. 32.000. Ci servono 32.000. Boh, ora. È sempre un piacere. Se io metto tipo le cose normali, no? Ora fuori dai piedi. E ora all'opera. E mi vendo le armature. Qui 6.004. 4.008. 4.000. Niente. Tornate presto con altre scherzate. Prosaggio. A posto. Come si torna dalla strega? Prima va trovato una barca. Bene, dove dobbiamo dirigerci adesso? Di là, dietro la grande statua di Thor. Un viaggio del genere con la mamma. Lei sapeva combattere, non è vero? Sì, combatteva splendidamente. L'acqua è scesa. Quando è emerso il serpente, giusto. Lo so che è potente, ma credi che la strega possa rianimare una testa? È molto abile e non abbiamo niente da perdere. Se non riesce a rianimarla,
possiamo tenere la testa? No, ma puoi darla in pasto ai pesci. Ok. Prima di andare alla strega facciamo un po'. Truba! Astuto. E dai, Atreus. Roma! Atreus, da me. Ok, arrivo. Ah, maschere. Non mi ricordo mai dov'è. Non mi ricordo mai. Ok, uno è là. Uno. Ragazzo, qui. Ehi, un'altra mappa del tesoro. Tartaruga che sta sopra. Lassù vedo un'altra di quelle vasche di sabbia dove ho tracciato le rune. Ma come ci arriviamo? C'è qualcosa lassù. E intanto questo nel futuro. Padre, guarda lassù. Ragazzo. Sì.
buggato, va bene. Ok, dobbiamo fare veloci, molto veloci. Con la C la so dove sta. Eccolaci. Poi qui c'è un'altra cosa. E abbiamo sbloccato già il reclamo live. Vero? Ehi, questo non si limita a decifrare le rune di mostra. Ha anche una runa del viaggio. Vogliamo visitare il regno di fuoco? Non ancora, Creus. Non ancora. Tornate indietro, Esil. Gli dei non sono i benvenuti. Eccolo! Spero si ricordi di noi. Guarda qui. Charlie, la tua amica strega è qui. Qual è il suo nome? Charlie. È quello che mi ha detto lui, o almeno quello che ho capito io. Charlie. Leggi. Certo. Sei ordini di Ing su chi sconfinerà. Leggi. Signor sì. Morte al dio Corvo, dio degli impiccati. Un'altra vasca di sabbia. Che dice? Aquila, colomba e falco nuotano sugli oceani in alto. Eh? Aria. La risposta sarà nei paraggi. Preparati! Pronto, padre!
qui, ragazzo? Pixar Studios. Le altre rune erano coperte dalla collina. Quella dice Vinder. Vendi. Alla vasca di sabbia. Tracciala. Sì. Vinder. Guarda lì. Va bene. Signori, grazie per avermi seguito in questa live. Va bene, non importa. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation. Ci vediamo domani per continuare God of War. E niente, signori, buona serata.